Salve, bentrovati, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dei numeri della Guardia di Finanza di Siracusa. Ha pubblicato il rapporto annuale 2016, l'evasione scoperta ammonta a 4 milioni di euro. Consuntivo annuale della Guardia di Finanza di Siracusa contro l'evasione e le frodi fiscali anche di tipo organizzato sono stati denunciati 40 soggetti responsabili di reati fiscali, eseguiti 304 controlli e 138 verifiche, nel cui ambito sono stati individuati 53 soggetti che pur svolgendo attività produttive di reddito sono risultati completamente sconosciuti al fisco e 103 lavoratori in nero o irregolari. Per garantire il regolare afflusso ed il corretto impiego delle risorse concesse dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri enti pubblici, sono stati eseguiti 23 interventi e denunciati 41 soggetti, accertando frodi al bilancio comunitario nazionale e locale per circa 1,5 milioni di euro e danni erariali per circa 4 milioni di euro. Sono state individuate truffe nel settore previdenziale e al sistema sanitario nazionale per circa 400.000 euro, con la denuncia di 46 soggetti. Su questo fronte l'azione di servizio ha avuto lo scopo di ricercare e reprimere tutti i fenomeni illeciti in grado di inquinare i circuiti legali dell'economia e di alterare le condizioni di concorrenza. In tale ambito, ai sensi della normativa antimafia, sono stati eseguiti accertamenti patrimoniali che hanno permesso di avanzare proposte di sequestro di beni per circa 24 milioni di euro, di cui oltre 800.000 euro già sottoposti a sequestro. Il sistema informativo anticontraffazione della Guardia di Finanza ha permesso di eseguire 115 interventi, denunciati 71 soggetti e sequestrati 4 milioni di prodotti. Mobilitazione questa mattina dei catalogatori della sovrintendenza di Siracusa. Sentiamo i loro motivi. Si mobilitano i catalogatori della sovrintendenza di Siracusa. Non sarebbe riconosciuto il loro diritto all'inserimento nella dotazione organica dei ruoli regionali, da qui l'astensione dalla collaborazione ai compiti di istituto fino a quando non arrivassero notizie concrete da parte dell'assessore regionale ai beni culturali. La proclamazione dell'agitazione del personale catalogatore nasce oggi dal fatto che è in discussione alla regione, sia all'assessorato beni culturali che alla funzione pubblica, la pianta organica della, appunto, regione siciliana, nonché i profili professionali. E nonostante noi lavoriamo chi da 30 anni e chi da 22 all'interno degli uffici periferici dell'assessorato beni culturali, al tavolo noi non siamo considerati come personale che possa essere inserito nella pianta organica, e questo è assurdo, inaccettabile e vergognoso anche alla luce del fatto che nel 2007 una legge, la legge 24, diceva proprio che questo personale catalogatore era fondamentale per l'attività amministrativa dei beni culturali e che una volta definita la pianta organica questo personale poteva transitare nei ruoli della regione. Quindi non si tratta di una categoria precaria che ha bisogno di soldi o che ha bisogno di riconoscimento professionale prima che altre persone che siano reclutate o tramite leggi nazionali o tramite concorsi o tramite altri tipi di selezioni vengano a ricoprire all'interno di questi istituti un lavoro che noi abbiamo fatto in tutti questi anni al posto nostro. E ancora parliamo di lavoro, call center in città, pericolo licenziamento per 27 lavoratori della Mona Lisa. Pericolo licenziamento in un call center che gestisce il servizio clienti in città. Sarebbe prevista la chiusura con il conseguente rischio per 27 lavoratori, oltre ad un esubero nel call center di Mister Bianco di 52 lavoratori per un totale di 79 unità. Il motivo della chiusura del call center e il denunciato esubero su Catania sarebbero da addebitare ad una forte contrazione di commesse. Il sindacato si dice quindi pronto a proclamare lo sciopero dei lavoratori, oltre ad interpellare il giudice del lavoro. Una diaspora occupazionale che non possiamo permetterci più a Siracusa.
Dopo le migliaia di posti di lavoro che si stanno perdendo nell'ambito del commercio, adesso tocca anche ai call center. Il Mona Lisa Contact, un'azienda primaria che gestisce servizi della clientela Vodafone, ha annunciato, ha aperto già una procedura di licenziamento collettivo per la chiusura del call center di Siracusa, dove lavorano 27 persone. E noi abbiamo già fatto due incontri con l'azienda dove abbiamo chiesto i dati di fatturazione e di avere quindi la prova di questa crisi che coinvolge questa azienda, che tra l'altro coinvolge anche il call center di Catania con 59 licenziamenti, ma ad oggi l'azienda ci ha soltanto dato una copia del bilancio 2015 che non ci permette di avere piena prontezza di quello che è il problema occupazionale. In assenza di chiare risposte da parte dell'azienda non esiteremo a chiamare i lavoratori allo sciopero e a coinvolgere anche l'opinione pubblica su un grave problema occupazionale, perché per ogni posto di lavoro che si perde a Siracusa non si recupera più. La rubrica La spina nel fianco: in Sicilia i disabili sono abbandonati dalla politica, però sospettosamente aumenta il loro numero a Siracusa, secondo posto dopo Agrigento. I disabili sono abbandonati dalla politica al proprio crudele destino, ma insiste il sospetto che in molti casi si possa trattare di falsa disabilità, dove Siracusa si attesta al secondo posto dopo Agrigento. Per le associazioni di categoria sui diversamente abili si registra la più assoluta indifferenza della classe politica. La vita di ogni giorno delle persone con una disabilità e delle loro famiglie continua a peggiorare. I disabili sono lasciati soli e nella più assoluta disperazione. E non saranno i convegni o i corsi formativi, le manifestazioni, le richieste di incontro a risolvere gravi problemi. I familiari dei disabili sono condannati a trascorrere giornate nella disperazione. Il sistema in Sicilia non è in grado di gestire la grave difficoltà. È un apparato sordo a ogni istanza. Servono a poco i tavoli di lavoro collettivi messi in piedi dalle associazioni a tutti i livelli istituzionali. La criticità si scontra anche nella formazione del personale degli enti locali, causata dalla latitanza dei vari uffici. Il caso dei disabili in Sicilia è finito recentemente alla ribalta per due servizi delle Iene e per il duro faccia a faccia in diretta tra il governatore Crocetta e il regista PIF con l'assoluzione dei disabili in carrozzella dei locali della presidenza della regione siciliana. Ma i riflettori si spostano ora su un dossier di cui stanno indagando varie procure della Sicilia, tirato fuori dal governatore Crocetta dagli uffici dell'assessorato alla famiglia, di cui ha preso la delega dopo le dimissioni dell'ex assessore Gianluca Micichè, travolto dalle polemiche da cui emergono dati ritenuti sospetti nell'aumento del numero di persone con disabilità gravissima, 3.682 casi registrati a fine 2015, ultimo aggiornamento rispetto ai 2.203 dell'anno precedente. Dal rapporto emerge che è il distretto sociosanitario di Agrigento, già capitale d'Italia per il poco lusinghiero primato di benefici illeciti dalla legge 104, quello dove si registra il più alto numero di casi, 323. Dopo Agrigento il numero più alto di casi si registra a Siracusa, 160. Seguono i distretti di Partinico, Palermo con 151, Caltagirone, Catania con 147, Licata, Agrigento con 144, Misilmeri, Palermo, 56.000 abitanti, sono 110, stesso numero a Messina, 110, con 280.000 residenti, mentre a Noto i casi sono 20. In 50 distretti sui 55 raggruppano i 390 comuni che hanno trasmesso i dati all'assessorato. Il numero dei disabili con patologie gravissime è cresciuto, in molti casi è raddoppiato e in altri triplicato. Solo in 5 distretti il tasso di disabilità è diminuito dal 2013 al 2015. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in merito ha dichiarato: abbiamo dato piena disponibilità alla regione siciliana per le verifiche e il monitoraggio. Nell'assistenza sociosanitaria non si possono distogliere risorse, ma insiste il forte sospetto che qualche comune, invece di pensare all'assistenza dei cittadini con gravi disabilità, pensi invece alle cooperative che gestiscono i servizi. Si complica la vicenda legata alla gestione e all'ampliamento della discarica Cisma di Melilli. Adesso a scendere in campo è l'avvocato Daniele Amato, che preannuncia ulteriori risvolti. Sulla questione della discarica Cisma e delle autorizzazioni all'ampliamento del sito interviene l'avvocato Daniel Amato, il quale prende spunto dalle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Melilli Pippo Cannata e dall'assessore Sebastiano Caminito per effettuare delle precisazioni. Secondo l'avvocato Amato, il suo nome viene impropriamente evocato quale consulente in materia ambientale del comune di Melilli, mentre ribatte sulla sua presunta partecipazione alla conferenza dei servizi di autorizzazione dell'ampliamento della discarica di Melilli del 13 febbraio.
Amato dice di essere stato esperto in diritto dell'ambiente e diritto penale dell'ambiente del comune di Melilli dal 2 maggio 2015 al 31 dicembre 2015, con cui veniva incaricato di supportare il dirigente del quinto settore del comune di Melilli, l'architetto Daniele Nunzio Lentini, nel coordinamento dell'istituendo nucleo operativo di tutela ambientale. Ciò significa che l'avvocato Amato non ha avuto alcun incarico nel periodo successivo, come al contrario sostiene l'assessore Caminito. Volendo fare chiarezza sulla situazione melillese, dice Amato, e su quella palude grigia di cattiva gestione della cosa pubblica, ha convocato la stampa per denunciare pubblicamente, sia come professionista, sia come commissario provinciale dell'Italia dei Valori e presidente dell'Osservatorio Anticorruzione, infiltrazione della mafia dei colletti bianchi nella cosa pubblica di Melilli. Oggi giornata mondiale dell'acqua, giornata del risparmio, colonnine potabili gratis in alcune zone della città, ma i siracusani però pensano anche, sentendo parlare di acqua, alle bollette. Oggi giornata mondiale dell'acqua, nata per sensibilizzare i popoli al rispetto e al risparmio del preziosissimo liquido, ma anche per cercare di porre un freno all'emergenza idrica che affligge buona parte del pianeta. Per sottolineare il senso della giornata, oggi a Siracusa in provincia, acqua erogata gratuitamente nei vari distributori piazzati in alcune zone della città. A Siracusa si trovano in via Letica, via Barresi, via Pantheon e anche in viale Santa Panagia, mentre a Floridi appuntamento nelle cosiddette case dell'acqua, nelle piazze Melbourne, Virgilio e Caduti in Assiria, a Rosolini invece, in via Sant'Alessandra, in piazza Grande. Ma acqua a Siracusa a volte, per qualcuno, significa anche bollette. Giornata mondiale dell'acqua, oggi si parla del risparmio di una delle risorse più importanti del mondo. Lei però segnala il fatto che a Siracusa si paga l'acqua... Ma carissima, è una cosa che non riusciamo a capire. È arrivata una bolletta astronomica che io non so come devo fare. Ma perché non lo so qua... Lei dice, in questo modo certo che poi risparmiamo l'acqua, si è costretti a farlo? Si è costretto a farlo per necessità, ma certe volte in certe famiglie l'acqua si deve usare, specialmente se sono famiglie numerose, quindi non ci sono problemi. I problemi sono quelli che le autorità che hanno affidato il servizio a questa ditta dovrebbero provvedere, questo voglio dire. In occasione della giornata in memoria delle vittime della mafia si è tenuto un incontro alla Sala Rossa di via Brenta. In occasione della giornata in memoria delle vittime della mafia, il Centro Reti Antiviolenze ha aderito alle iniziative poste in essere dall'Associazione Libera. A Siracusa il momento clou è stato quello che si è celebrato alla Sala Rossa di via Brenta, dove i rappresentanti delle istituzioni hanno reso la propria testimonianza nella lotta al fenomeno mafioso. Abbiamo aderito perché molte delle vittime di mafia sono donne e quindi abbiamo studiato, abbiamo visto, abbiamo capito che molte di queste donne sostanzialmente sono vittime della stessa tipologia di violenza di cui sono vittime le nostre utenti. Quindi sentiamo questo argomento molto vicino a quella che è la nostra missione, a quella che è la nostra attività. Oggi si parlerà di mafia e abbiamo ospitato, come dicevo prima, i principali rappresentanti delle istituzioni. Abbiamo il vice sindaco Francesca Italia, la vice prefetta la dottoressa Cucuzza, il maggiore Chichi dell'Arma dei Carabinieri, il capitano Bordi, il dottore Angelo Migliore, che ha scritto un interessante libro proprio sulla nascita della mafia nella provincia Babba di Siracusa, e il signor Barreca, che è il presidente dell'Associazione Antiracket di Siracusa. La pagina sportiva adesso: Siracusa Regina di fronte domenica al De Simone, sarà arbitrata da Luca Detta da Mantova. Sarà Luca Detta da Mantova ad arbitrare Siracusa Regina, valevole come dodicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Carmine Graziano e Andrea Bologna, entrambi da Mantova. Quella di domenica allo stadio De Simone è una classica tra due formazioni blasonate. Il Siracusa, reduce da 5 vittorie consecutive, può nuovamente contare sull'apporto di Emanuele Catania. Il bomber azzurro ha dovuto saltare la gara di Andria per un lieve malore, ma da ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo. In squadra non sono ancora disponibili De Zai, Giordano e Shannamè. Morale alto per gli uomini allenati da Sottil, che hanno la consapevolezza dei propri mezzi, anche e soprattutto nella previsione futura di disputare i play-off. La Regina è affamata di punti. All'andata è stato il Siracusa ad accaparrarsi i 3 punti e domenica parte con i favori del pronostico. Si tratta di una gara dal fascino particolare che ha visto numerose volte di fronte le due formazioni, soprattutto in Serie C.
Bene, con questo è tutto, era l'ultimo servizio, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.